L'8 maggio di quest'anno, del 2019, sono andato a vedere Peter Erskine con la sua band, comunque con i Dr. UN Band. E tra l'altro di questa band vi lascio magari qualcosa in descrizione. Si tratta di jazz fusion, un po' un miscuglio di generi, cose, però è veramente, veramente una figata. Roba con strutture, roba improvvisata, cioè c'è veramente un sacco di roba molto interessante. Ovviamente eravamo quasi tutti batteristi. Perché? Perché davanti a noi avevamo una delle icone della batteria mondiale, una delle icone del jazz, ma non solo. Peter Erskine, ragazzi, se non lo conoscete dovete assolutamente conoscerlo. Andate a leggervi la biografia, andate a vedere i video, andate a sentire i CD che ha fatto, perché magari avete sentito anche tante band, tanti album che neanche sapevate ci fosse lui alla batteria. Tanto per fare un nome così, Peter Erskine è stato il batterista di Weather Report. Conoscete i Weather Report? Vero. E quando sei davanti a queste persone, quando sei davanti a questi big della batteria, la cosa che devi fare, la cosa che bisogna fare è cercare di recepire il più possibile, di trarre beneficio, di imparare il più possibile da quelle persone, perché quelle persone sono la gente che veramente bisogna ascoltare, la gente che veramente bisogna imitare. Al di là del fatto che abbia suonato benissimo, che abbia fatto cose veramente assurde, questo è scontato, è brutto dirlo, però è di Peter Erskine, già lo sappiamo. Ma le cose che voglio dirvi oggi sono praticamente le tre cose, le tre lezioni, diciamo, che Peter Erskine mi ha dato in quella sera. Cioè non è che mi ha dato, non sono andato a lezione da Peter Erskine, ma guardandolo mi ha lasciato alcune cose che secondo me sono veramente, veramente importanti, non solo musicalmente ma in generale. Comunque adesso vi spiego. La prima cosa che ormai sembra che si dica sempre, sì vabbè quello l'abbiamo già detto, è così, ma in realtà non è scontata per niente, è il fatto che semplice non vuol dire facile. È una cosa che dico molto spesso di molti batteristi, ad esempio se vi parlo di Jeff Porcaro, Steve Jordan. Perché questa cosa? Perché è una cosa fondamentale. Le cose difficili da fare non sono solamente i super linear o i super gospel chops o andare velocissimo. No, le cose difficili sono anche tenere un semplicissimo quattro quarti, oppure tenere i quarti su ride, ding, 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 ding. E perché ci accorgiamo che è così difficile? Perché quando lo fanno questi personaggi qua, come Peter Erskine, è tutta un'altra cosa. La musica cambia e si capisce quanta attenzione, quanta dedizione, quanto hanno studiato, quanto hanno ascoltato, quanto tutto, per riuscire ad arrivare a avere un piatto così bello, così preciso, oppure anche un groove in quattro quarti semplicissimo, tum pa, che però è diverso. Se lo faccio io suona in un modo, se lo fanno loro, se lo fa Peter Erskine, se lo fa Jeff Porcaro, se lo fa Steve Jordan, è tutta un'altra cosa. Perché? Perché... Quindi non date mai per scontato che una cosa apparentemente semplice sia anche facile da suonare. Numero 2, dinamica. Per i batteristi la dinamica è sempre un tabù. Invece Peter Erskine mi ha fatto capire che a lui non gliene fregava niente di essere in un posto grande a suonare, non gliene fregava niente di dover far vedere quanto suonava forte. Quindi ha suonato a qualsiasi tipo di dinamica esistente, dal fortissimo al pianissimo. Ma io, per come suonava alcune volte, penso di non aver mai suonato così piano nella vita la batteria. Però in quel momento quella dinamica lì era perfetta per quello che stava suonando. Questo mi ha fatto pensare veramente tantissimo, perché ho detto: ma perché io suono sempre così forte? Perché quando studio suono sempre così forte? Quando vado a suonare live suono così forte? Quando penso a un batterista, penso a un batterista che suona forte? Ovviamente poi dipende da genere a genere. È ovvio che se io vado a fare metal non posso mettermi a fare troppe dinamiche, perché il genere non le vuole. Però in generale è importantissimo pensare alla dinamica quando suoniamo, capire la dinamica che ci vuole in una certa canzone, in una certa parte di canzone. Ma perché? Perché la batteria, dato che, come vi dico sempre, la batteria di suoni non ne ha così tanti. Alla fine, se pensiamo a una tastiera, a 88 tasti, a 88 suoni diversi. Noi ne abbiamo 7-8 di suoni, quindi dobbiamo cercare sonorità diverse, colori diversi. Quindi per questa cosa la dinamica ci aiuta tantissimo. E infatti Erskine, nel momento in cui suonava rullante forte, suonava rullante pianissimo o medio, oppure con rimshot, oppure con la bacchetta un po' spostata verso l'esterno, c'erano tutti suoni completamente diversi. Sembrava una batteria da milioni di pezzi. In realtà aveva rullante, tom e due timpani. Una batteria alla fine normalissima. Ultimo punto, il terzo. Come vi dicevo prima, quello che mi ha stupito di Erskine non è stato solo musicale. Ok, musicalmente è perfetto e dà tantissimi spunti, tantissime cose. Però la cosa che voglio dirvi è, dato che sapete quanto io tengo al fatto di come un batterista è nella vita normale, o come un batterista è dopo un concerto, come ci si comporta, diciamo. E quindi vi voglio parlare dell'umiltà di quest'uomo. Perché mi ha fatto riflettere sul fatto di dire: ma perché
io o i batteristi o che ne so, ogni tanto vogliamo fare tanto i fighi, quando in realtà Peter Erskine, raga, ha finito il concerto, si è smontata la batteria, ha finito di smontare la batteria, ha caricato il furgone e poi è partito con tutti quanti. Al suo livello potrebbe permettersi qualsiasi cosa, di non fare magari le foto con la gente, di avere quello che gli smonta la batteria. Questa roba qua è la roba che è veramente una figata. So che sembra una cosa stupida, però secondo me non lo è, perché quando vedi questa gente qua ti innamori di questa gente qua anche per quello, per com'è umanamente. Come vi dicevo in un altro video, che non mi ricordo neanche più quali video, per me se un batterista è bravo, ma se un batterista è anche umile, è una persona normale, è una bella persona, per me ha vinto due volte, cioè è bravo due volte questo batterista. Quindi questa è una cosa che secondo me ognuno di noi, io per primo, deve imparare, il fatto di essere umili e il fatto di essere persone normali, diciamo, al di là del concerto. Quindi quindi raga, spero di non avervi rotto le scatole con tutta questa storia, ma è una cosa che volevo dirvi perché mi ha fatto pensare talmente tanto nei giorni successivi al concerto che ho detto no, voglio condividere con loro questa esperienza. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate Peter Erskine, se non lo conoscevate, se l'avete già visto dal vivo, se fatemi sapere cose, e soprattutto, anche se ce ne sono tantissimi e lo so, scrivetemi però un nome qui sotto di chi è secondo voi il batterista icona della batteria. So che alla fine i nomi sono più o meno sempre quelli. Io è una cosa difficile, in effetti. Facciamo due nomi, uno o due nomi. Scrivetemi i batteristi che più vi piacciono, i batteristi che secondo te sono più da seguire, più da imitare. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare a leggere l'articolo che vi lascio qui sotto in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!